Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché parliamo ovviamente del nuovo evento o comunque della seconda parte del nuovo evento, ovvero il Reawakened di Sephiroth di Arrival. Evento che abbiamo già avuto in precedenza, per chi ovviamente gioca dal day one ha avuto modo già di affrontare queste sfide, soprattutto la sfida Crash, che è per l'appunto una difficoltà maggiorata dell'incontro con Sephiroth. Ma prima di parlare dell'evento ci sono delle notizie che ovviamente vi devo riportare. Innanzitutto la seconda parte dell'evento, che è stata introdotta per l'appunto oggi, quindi c'è un'ulteriore difficoltà per quanto riguarda il nuovo stage di Sephiroth, dove sarà possibile ottenere altri ticket e altri materiali grazie al farming e poi successivamente allo spendere i ticket che sarà possibile ottenere all'interno di questo evento. Sono stati aggiunti i biglietti dorati, quindi dopo quelli bronzo e quelli argento, come sempre, vengono aggiunti i biglietti dorati. Che possiedono altre ricompense e quindi fino a qua tutto normale. Nuovo evento, invece, che avremo la possibilità di affrontare prossimamente, ovvero il Golden Bomb Rush. Un evento che sarà disponibile per l'appunto per noi il 19 di gennaio, sempre alle 3 del mattino, dove praticamente affronteremo il Pyros, o comunque un Pyros dorato, che per l'appunto viene chiamato Golden Bomb, che ci consentirà di ottenere un grandissimo ammontare di esperienza per quanto riguarda i nostri personaggi. Quindi per chi deve livellare Yuffie o per chi effettivamente si ritrova indietro e vuole approfittare per riportare i personaggi a un livello decente, qui avrà sicuramente la possibilità di farlo. Successivamente avremo la possibilità di ottenere anche degli oggetti scambiabili che ci permetteranno di ottenere dei premi. In questo caso già si vede il ticket gacha 5 stelle, quindi arma 5 stelle assicurate, e poi le memorie per Cloud e Yuffie. Chissà se magari non spunta anche un altro banner. Potrebbe succedere, non ne sono tanto convinto, ma potrebbe succedere. Ovviamente questo è un altro evento che verrà aggiunto successivamente e quindi per ora non ci sono altre notizie per quanto riguarda il gioco. Mentre invece per quanto riguarda il nuovo evento, o comunque l'evento che stiamo affrontando in questo periodo di gioco, ovvero il Reawakened di Sephiroth di Arrival, sono state praticamente inserite delle nuove modalità. O per meglio dire, è stata inserita la Crash, solo che in questo caso viene passata a livello 2, quindi siamo già praticamente alle Crash di livello 2. E c'è da dire che comunque la differenza tra Crash 1 e Crash 2 è netta, quindi non so se effettivamente riuscirò in tempo a trovare una strategia o comunque cercare di chiudere la Crash 2 in tempo, perché la differenza è abbastanza evidente. La Crash 1 la prima volta non ero riuscito a completarla, perché se vi ricordate era lo stesso periodo in cui ho avuto i lavori a casa e non sono riuscito praticamente a stare dietro a questo evento. L'ho recuperato soltanto alla fine, facendo le co-op Crash addirittura in live, dove ci siamo aiutati tra di noi e abbiamo avuto modo comunque di poter completare almeno la coop tutti quanti insieme. Questa volta invece, potendomici dedicare al 100%, sono riuscito comunque a completare la Crash, anche perché la Crash 1 mi sembra, così ad occhio, essere bene o male allo stesso livello della vecchia Crash, mentre invece la Crash numero 2 già come differenza è molto molto pesante, se così si può dire. Infatti, come potete vedere, anche in solo ho comunque completato la Crash e oggi vi farò vedere la mia run commentata della Crash, per chi magari ha difficoltà o comunque vuole avere delle info in più sul come affrontare Sephiroth e sul come riuscire almeno a completare la Crash numero 1. Vi darò tutti i suggerimenti.
Anche se, ripeto, non è differente dalla vecchia Crash, c'è soltanto qualche piccola modifica, ma veramente niente di così abnormale, ecco, per modo di dire. Il setup che ho utilizzato è questo. Vi faccio vedere appunto il mio setup, dove per l'appunto utilizziamo un Sephiroth, che sarà il mio DPS principale, Aeris, che in questo caso è il mio supporto curatore messo in prima linea, e poi Cloud, che mi fa comunque da sub DPS e mi aiuta qualora ovviamente ci sia bisogno di qualche cura extra, perché come potete notare Cloud possiede una materia di cura. Per quanto riguarda Sephiroth, ovviamente DPS puro, qui ovviamente avere HP superiore a 8000 è quasi obbligatorio, quindi vi consiglio comunque avere 7500, 8000 HP con buone difese, sia fisiche che magiche, perché vi serviranno entrambe. In questo caso ho Sephiroth con 8200 HP, 3100 di attacco magico, 133 di difesa fisica e solo purtroppo 109 di difesa magica. Come armi ho utilizzato la Wing Edge, ovviamente come arma principale per fare danno, e poi l'arma dell'evento, proprio questo di Sephiroth, come seconda arma per poter dare lo scudo fisico agli alleati, in base ovviamente a chi viene targettato per l'Octa Slash, perché comunque l'Octa Slash, essendo single target, noi dobbiamo difendere un solo alleato, e quindi difendere un solo alleato alla volta è possibile tramite quest'arma. Ovviamente la skin Arcanum Ghiaccio, Summon di Shiva, giustamente sinergica, e poi tutte materie che in questo caso mi servono solo per le statistiche, tranne la Ruin finale, che avendo il sigillo boost della Ruina X, ovviamente ho messo una Ruin X per facilitarmi il lavoro di break. Come sub-weapon abbiamo HP difesa fisica, infatti arriviamo a 133, attacco magico fisico e boost ghiaccio, e poi HP e boost ability magica, proprio per riuscire a fare ancora più danni. Per quanto riguarda Aeris, invece, abbiamo la skin che mi consente di curare di più e avere più HP, Fairy Tail con overboost addirittura 7, da quante me ne sono uscite, che è veramente tanta roba. Ovviamente qui Aeris per me è meglio di Barret, semplicemente perché mi servono delle cure massicce fatte in un unico colpo, ed Aeris è l'unica in grado di poterlo fare, almeno nel mio account. È vero che il mio Barret cura tanto, è molto forte ed è un ottimo supporto, però con lo slot cura finale, dove la potenza viene diminuita un pochettino, purtroppo non riesco ad avere quelle cure che mi servono in tempo, e quindi ho dovuto optare per Aeris. Seconda arma invece la sua arma vento, la Prism Rod, perché Sephiroth effettua infusioni elementali, dove la prima infusione elementale è per l'appunto di terra, quindi sarà debole al vento, ed Aeris qui mi fa qualche danno in più, anche se in realtà poi riesco a breccarlo praticamente subito, perché ho i boost sinergici sia sul sigillo triangolare sia sul sigillo AX, però comunque sia qualche danno riesco a farlo. Anche con lei materie di break, quindi X e triangolo come ruin, e poi una materia cura singola quando ovviamente non voglio sprecare barre ATB con una cura AOE dove non mi serve, e appunto mi serve curare un singolo alleato. Healing Wind come limit, che mi serve per counterare la fase, diciamo, più difficile, più contorta della run di Sephiroth, che è la fase centrale del combattimento. E poi come sub weapon abbiamo difesa magica healing, difesa magica healing, e al centro invece il collare di Red, che è per l'appunto boost HP e difesa fisica. Infatti, come potete notare, 123 in difesa fisica, 149 in difesa magica e 2000 di healing, che mi sembrano più che sufficienti. Cloud invece alla fine 8400 HP, skin ovviamente Arcanum Tuono, Murasame come arma principale, Banded Edge come arma secondaria in questo caso, per riuscire a counterare
diciamo l'attacco magico di Sephiroth ed evitare quindi di subire troppi danni e curarmi subito, quindi avere una sorta di counter velocizzato per le cure in modo tale da non perdere troppo tempo e concentrarmi sull'offensiva. 3000 di attacco fisico, che è sicuramente valido come riferimento. Tutte materie che mi aumentano le stats, ma con sigillo circolare e triangolare, molto buono, e una cura al centro che mi serve solo nelle situazioni di emergenza, dove appunto bisogna curare in fretta un alleato che sta per subire Octaslash. Quindi nell'eventualità Cloud mi dà una piccola mano. Come armi abbiamo la nuova arma di Lucia, maxata, che mi dà boost HP e difesa fisica, la Kipseli di Barret, che mi dà attacco magico fisico e difesa fisica, e poi la Buster Sword, che è perfetta perché mi dà attacco magico fisico e HP, quindi mi consente di ottenere Cloud con 8400 HP, un ottimo rapporto di attacco fisico e anche una buona difesa fisica di 133. Quindi questo, diciamo, come setup a mio avviso è abbastanza buono, proprio perché mi consente di avere delle ottime cure, delle ottime difese e poi ovviamente anche dei discreti danni che mi devono necessariamente aiutare per concludere la sfida. Detto ciò, vi lascio alla run della mia Crash in solo, non in coop, in solo, proprio per spiegarvi come funziona e darvi qualche suggerimento, anche perché la coop è comunque identica, però effettuare la coop comunque è molto più semplice, perché buildare un solo personaggio, a differenza di buildarne tre, è comunque molto molto semplice. Detto ciò, spero di vedervi con i prossimi appuntamenti, spero che questo video possa esservi utile come sempre e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye! Allora, eccoci qui con la run commentata della Crash di Sephiroth. Partiamo subito, ovviamente, come sempre, con un setup in semi-manual, in questo caso, dove nella prima fase iniziamo ad attaccare e fare un po' di danno, mentre invece con Eris conserviamo la barra. Conserviamo la barra TB perché, come potete notare, l'attacco Heartless Angel è il primo, anzi Heartless Archangel è quello che ci viene fatto per primo. Vi ricordo che Sephiroth ha un setup di mosse identica, quindi una volta imparato il setup avrete modo di poter counterare tutte le volte che volete. Quindi ricordatevi che Heartless Archangel porterà tutti quanti i vostri avversari con un solo HP, mentre invece Heartless Angel ve ne porterà soltanto uno con un HP. Quindi prepariamoci a subire il colpo. Heartless Archangel che porta tutti con un solo HP. Con Eris switchiamo subito le cure e con Cloud invece facciamo Sanctuary per iniziare a buffare la nostra difesa magica. Qui Eris ancora le cure, qui con Cloud andiamo ancora ad aumentare le nostre difese. C'è solo un piccolo problema, che le difese di Cloud durano pochissimo, e infatti, come potete notare, io ero convinto di avere gli scudi magici e invece mi si erano appena levati, quindi temporeggiate leggermente, perché come notate io sono arrivato in fin di vita praticamente con l'attacco magico, ma con la protezione avrei sicuramente subito meno. Mi sono accorto del misfatto proprio alla fine e ho detto va bene, recuperiamo terreno e quindi ora incominciamo a fare danno. Superati questi primi due danni, che sono quelli iniziali di Sephiroth, con Eris continuate a curare in modo AOE, ovviamente, quindi cercate di curare un po' tutti, mentre invece con gli altri continuate a fare danno. Sephiroth dopo ogni fase potenzierà il suo attacco fisico e ogni qualvolta potenzierà il suo attacco fisico inizierà, diciamo, la sua nuova fase. Ecco qui, primo power up di attacco fisico ed Octaslash, quindi con Sephiroth metto già subito la difesa fisica nei confronti di Eris, che è colei che viene targettata, cura per tenerla full vita e subiamo ovviamente l'attacco. Con tre slot, cioè con tre stack di difesa fisica, ovviamente subiamo veramente poco come danno, quindi non mi preoccupo più di tanto. E qui curiamo Eris direttamente in stance d'attacco, perché gli altri personaggi sono fullati, quindi posso tranquillamente curarmi piano piano, e qui abbiamo la prima infusione.
Prima infusione terra, quindi Eris fa danno vento, giusto per avvantaggiarci un po', però come potete notare noi abbiamo immediatamente breccato il nostro avversario, perché abbiamo tutti i sigilli con il boost e quindi di conseguenza non riesco letteralmente a sfruttare questa fase. Non che facessi chissà quanti danni, però erano comunque danni aggiuntivi che riuscivo a fare anche con Eris. Caricate le summon, qui ho subito un bug assurdo del gioco, dove praticamente ho premuto la summon di Ramu ma non si è attivata. Guardate, premo praticamente la summon come un forsennato per farla attivare e non si attiva. Quindi aspetto un pochettino e dico, boh, vediamo se ora si attiva, e infatti dopo un po' mi si è attivata. Quindi ho perso praticamente il bonus per poter fare più danni con le due summon combinate insieme. Va bene, poco male. Continuiamo. Qui continuiamo ovviamente a fare danni, quindi la prima fase cura e difesa, adesso invece facciamo danni. Qui con Eris cerco di mantenere sempre tutti full, proprio per prepararmi a questo secondo Octaslash. Quindi Sephiroth mi ha rimesso di nuovo la difesa fisica, io sono tranquillo perché Eris è full vita, e subisco nuovamente l'Octaslash. Quindi subiamo l'Octaslash, gli altri miei personaggi sono full, Cloud qui mi aiuta con una cura perché ero in stanza difensiva, qui curo con Eris e poi successivamente brecchiamo perché questa fase di infusione elementale praticamente non serve fare danni, ma bisogna semplicemente breccare, in quanto Sephiroth sarà immune a tutti gli elementi, quindi non avremo modo di poter fare danni e invece dobbiamo necessariamente breccare. Una volta breccato io continuo a curare con Eris, Cloud e Sephiroth fanno il loro sporco lavoro di fare danno, quindi vedete come potete vedere siamo quasi già a metà vita e siamo andati anche piuttosto bene, molto veloci. Devo ammettere, anche perché Sephiroth concentrandosi solo sui danni mi permette di essere bello aggressivo, infatti sono 12.000 danni a botta con Sephiroth, quindi tanta roba. Finalmente le summon si caricano, questa volta partono, quindi fortunatamente partono e facciamo comunque un altro po' di danni. Il danno ghiaccio qui è molto molto alto grazie al boost elementale che possiedo con Sephiroth, anche quelli di Ramu non sono male, e qui adesso rimaniamo un attimo a guardare quello che ha intenzione di fare Sephiroth. Io per evitare di tenere barra TB faccio un attacco e qui inizia la fase quella un po' più articolata. Heartless Angel, quindi vuol dire che vado ad attaccare un solo alleato e lo porta ad un HP, e subito dopo attaccherà lo stesso facendogli Octaslash. Quindi dobbiamo assolutamente fullare subito il nostro alleato. Infatti come potete vedere qui mi viene targettato Sephiroth con l'Octaslash. Io qui vado a curare e fullare, praticamente quasi fullare Sephiroth. Fortuna che comunque lui già si era messo il buff di difesa, quindi comunque sia riesco a subire l'Octaslash completo. Subiamo l'Octaslash completo, attendiamo un attimo per vedere un po' cosa sta succedendo. Non succede nulla, quindi curiamo Sephiroth e andiamo avanti. Qui continuiamo a fare altri danni, pronti per aspettare praticamente la fase finale. Fase finale pseudo rush, mettiamola così, dove qui ovviamente subiamo la sua limit, che tecnicamente questa sarebbe un'altra delle sue limit, e qui bisogna fare attenzione. Una volta che si raggiungono i metà HP e si subisce questo Heartless Archangel, non bisogna cadere nel tranello. Non bisogna cadere nel tranello di curarsi, ma bisogna subito breccare Sephiroth che effettuerà questo counter, ovvero la Masamune is waiting. Questo è una bella fregatura in realtà per chi non conosce la fight, proprio perché uno pensa di subire danni e quindi di conseguenza si va a curare, mentre invece qui bisogna stare attenti, perché se la prima volta si subisce l'Heartless Archangel con la combo
dell'attacco AoE magico, qui invece si subisce praticamente un Octaslash. Octaslash che viene nuovamente riproposto, e infatti qui come potete vedere bisogna fare attenzione perché un Octaslash viene breccato, mentre invece l'altro Octaslash non potrà essere breccato. Quindi il primo vi servirà da break per potervi curare, per poter fare un altro po' di danni, mentre invece il secondo Octaslash dovete essere pronti. Dovete essere pronti, io fortunatamente sono fullato, Sephiroth mi ha messo la difesa fisica e quindi subisco anche questo Octaslash che ovviamente mi fa un po' più di danno, perché mi fa comunque un po' più di danno, e come potete notare subito riesco praticamente a fullare Eris. I miei personaggi comunque sia hanno un discreto ammontare di HP, quindi non sono preoccupato in questo caso. Qui facciamo un'altra bella cura AoE, altro Hell's Gate che praticamente mi stunna giusto per un secondo. Se fate qualche abilità potrete, potrete risparmiare un po' di tempo. Altra Masamune is waiting, quindi qua bisogna conservare la barra TB per breccarlo subito. Io riesco nel mio intento. Se avete Tifa, che volete portare Tifa e utilizzate i guanti di Bahamut, qui sono molto comodi perché breccano praticamente subito questo sigillo, quindi è molto importante. E qui si ricomincia. Quindi ricominciamo praticamente la rotazione. Nuovamente Heartless Archangel, che ovviamente ci viene fatto dal nostro Sephiroth, quindi tutti quanti di nuovo con un solo HP. Io qua Eris vado di cura, qui con Cloud aspetto di vedere un attimo la situazione. Infatti come potete vedere Magic Torrent, quindi nuovamente Shadow Flare. Qui vado con ovviamente la difesa magica, stavolta ritardo un pochettino la difesa magica proprio per non fare lo stesso errore. Ovviamente due stack di difesa magica vi bastano, perché comunque due stack di difesa magica come potete notare vi bastano se avete comunque un buon ammontare di HP. Qui faccio una cura sbagliata perché resistenza ancora offensiva, però faccio finta di niente, cerco di stringere i denti anche perché comunque ero messo bene come HP, quindi non mi sono preoccupato più di tanto. Qui facciamo un'altra bella curetta. Stavo aspettando in realtà Cloud in questo caso, perché non ho fatto subito il limit con Sephiroth, perché stavo aspettando Cloud e volevo fare la limit insieme. Mentre invece poi guardando un pochettino la situazione ho detto, ma sai che c'è? Facciamola lo stesso, ormai sta quasi per morire, sta quasi per crepare, quindi facciamola. Qui Heartless Angel, qui faccio un errore di calcolo, infatti praticamente Cloud qui è vero che si cura, cerco di mantenere comunque la barra TB il più offensivamente possibile, perché pensavo appunto che fosse Cloud, pensavo fosse in un modo o nell'altro fosse morto, comunque potessi in un modo o nell'altro riuscire, fossi riuscito a buttare giù Sephiroth, mentre invece non ci sono riuscito, quindi non ho potenziato Cloud in tempo con la difesa, e infatti come potete vedere qua me lo sciotta proprio perché non ho messo la difesa fisica in tempo. Ho detto vabbè, probabilmente lo riesco ad ammazzare prima, invece no, non sono riuscito a buttarlo giù prima, quindi ho fatto un piccolo errore di calcolo, però qua come potete notare comunque è già praticamente la battaglia finita, e infatti poi il colpo di grazia comunque sia lo dà il nostro Sephiroth e riusciamo a chiudere anche questa crash singola, che la prima volta, ripeto, non sono riuscito a fare a causa di problemi miei logistici, dato che avevo lavoro in casa, quindi non ho potuto assolutamente provare né giocare in quel periodo, mentre invece questa volta ce l'ho fatta, grossa soddisfazione personale ovviamente, anche perché le crash sono comunque delle difficoltà molto 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 dense di difficoltà e di contenuto. La Crash 2 per il momento non so se effettivamente riesco a portarvela, perché il tasso di difficoltà aumenta esponenzialmente, quindi non so se con i miei setup riesco effettivamente ad inventarmi qualcosa. Ci proverò,
vedrò un pochettino come la situazione, però sicuramente organizzeremo in live le classiche serate community per chi ha difficoltà nel completare le crash co-op, le faremo in live e quindi tutti quanti spero possiate avere la possibilità di poterla completare. Detto ciò, vi ringrazio ancora per essere stati con me, spero che il video vi sia stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!